La messa della domenica è quella dei documenti del Concilio Vaticano II. No. Il Concilio si atteneva ancora al latino come lingua normale liturgica e non si parlava di una celebrazione orientata verso il popolo. Contraddizione! Ehi, scopriamone alcune. Allora, innanzitutto, la presunta ignoranza del latino nella messa non aveva fatto problemi per almeno i 1000 anni precedenti, in quanto una volta ascoltate 15-20 messe, poi le successive sono identiche alle precedenti. Accade anche oggi quando si va a vivere in un paese straniero. Inoltre qui Paolo VI sembra che sia rimasto all'analfabetismo popolare degli inizi del 1900. Perché nel 1969 la scolarizzazione obbligatoria era presente già da decenni in molti paesi cristiani. Per cui, se il latino fosse diventato inspiegabilmente e improvvisamente un problema, sarebbe stato possibile stampare subito la traduzione delle frasi latine, che già esistevano, anziché impegnare un concilio e poi 6 anni di attuazione per riformare tutta la messa. Quindi, tutto questo discorso sull'addio al latino è solo fumo negli occhi, se non fumo di Satana, per giustificare un cambiamento effettuato per altri motivi da quelli qui dichiarati. Chiusura. Partecipazione e semplicità. E finalmente, a ben vedere, si vedrà che il disegno fondamentale della messa, la nuova messa, rimane quello tradizionale, non solo nel suo significato teologico, ma altresì in quello spirituale. Quindi dice che complessivamente cambia tutto, ma non sarebbe cambiato niente. Significato spirituale. Questo, anzi, se il rito sarà eseguito come si deve, manifesterà una sua maggiore ricchezza, resa evidente dalla maggiore semplicità delle cerimonie, dalla varietà e dall'abbondanza dei testi scritturali, questo è vero, dall'azione combinata dei vari ministri, dai silenzi, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è un discorso molto propagandistico, tutto questo discorso, perché non vengono spiegate le motivazioni teologiche dei vari cambiamenti. Sostanzialmente viene detto, c'è questo cambiamento, c'è questo cambiamento, c'è questo cambiamento, ed è meglio così. Ci dispiace per il passato, ma l'attuale è meglio, perché... perché sì. Ultima curiosità. Qua abbiamo le indicazioni normative specifiche, varie istruzioni, in fondo alle quali questa. Per chi celebra in privato, probabilmente indica il prete da solo, non si pone alcun problema, perché deve celebrare in latino. Sembra una scappatoia per tutti quei preti che protesteranno. A chiunque non piaccia la riforma della messa, anziché protestare, anziché criticare, facciano la messa in latino in privato e stiano zitti.
In questo lungo discorso di Paolo VI, di presentazione della sua nuova messa, si possono constatare diverse assenze. Non una parola sui nuovi altari e sull'architettura delle chiese future che ne consegue. Non una parola sul nuovo orientamento del celebrante. Non una parola sullo spostamento del tabernacolo. Niente. La messa è cambiata, fatevela andare bene, perché noi abbiamo dei problemi da risolvere con i protestanti. Indagine sulla differenza tra la Sacrosantum Concilium e la sua attuazione da parte di Paolo VI. Indagheremo quattro differenze fondamentali. Il canto gregoriano, la lingua volgare o nazionale, colui che presiede rivolto al popolo e l'architettura dell'altare. A. Il canto gregoriano. Il documento conciliare Sacrosanctum Concilium non è mai stato attuato perché è stato completamente sostituito. Ossia, è stato compiuto a tutti gli effetti un controconcilio. Un facile esempio per comprendere la completa diversità tra la Sacrosanctum Concilium e la riforma di Paolo VI, la messa di Paolo VI, lo fornisce l'uso del canto gregoriano nella messa. Paolo VI ha scritto con doloroso pubblico rammarico: perderemo gran parte di quello stupendo e incomparabile fatto artistico e spirituale che è il canto gregoriano. Che cosa sostituiremo a questa lingua angelica? È un sacrificio di inestimabile prezzo. Invece, il Concilio Vaticano II aveva scritto nella Sacrosanctum Concilium canto gregoriano e polifonico numero 116. La Chiesa riconosce il canto gregoriano, che era in latino, come canto proprio della liturgia romana, che sono le messe fatte in Italia. Eccetto a Milano, perché lì c'è il rito ambrosiano. Perciò, nelle azioni liturgiche, la messa, i vespri, a parità di condizioni, gli si riservi il posto principale. Boom! Gli altri generi di musica sacra, e specialmente la polifonia, la polifonia è il canto a quattro toni, soprano, contralto, tenore e baritono. Non è il canto con la chitarra, no. Specialmente la polifonia non si escludono affatto dalla celebrazione dei divini uffici, purché rispondano allo spirito dell'azione liturgica a norma dell'articolo 30. Infine, 117, si conduca a termine l'edizione tipica dei libri di canto gregoriano. Anzi, si prepari un'edizione più critica dei libri già editi dopo la riforma di San Pio X. Conviene inoltre che si prepari, ancora, un'edizione che contenga melodie più semplici, ad uso delle chiese più piccole. Totale, il Vaticano II ha imposto l'obbligo del canto gregoriano.
non ha previsto alcuna possibilità di sostituzione di esso. Prossimo argomento. La lingua volgare o nazionale. Premessa sull'utilità dell'uso di una lingua fuori dal comune nella messa. Innanzitutto un'informazione socio-storica. La lingua latina nella messa cattolica era un problema principalmente per i vescovi cattolici presenti però nei paesi a maggioranza protestante, ad esempio quelli di Germania, di Olanda, di Danimarca, di Svezia, degli Stati Uniti, eccetera. Infatti, il protestantesimo, per sua costituzione, ha combattuto il latino e promosso la lingua volgare sin dal 1520. Ora, per affrontare l'argomento sul tipo di lingua da utilizzare nella messa, un criterio generale è: tutto ciò che rende la messa qualcosa di speciale è utile alla dimensione spirituale dell'uomo comune. Fino al VI-VII secolo d.C., il latino era una lingua parlata in modo fluente, comune. Era la lingua volgare del tempo, o comunque era ancora conosciuta presso il popolo. Perciò, durante la messa di quei tempi, c'era una comunicazione, come quella odierna, con la lingua nazionale. Successivamente, la lingua latina divenne sempre meno conosciuta, fino a che, nel XX secolo, il popolo comune conosceva del latino solo le parole della messa, con la conseguenza che durante la messa c'era meno comunicazione, ma più un effetto di ispirazione religiosa. Dunque, paradossalmente, il latino nella messa era diventato più efficace per lo spirito dell'uomo di quando era una lingua comune. Oggi, abituati da sempre alla messa in volgare, accade in certe occasioni che alcuni preti intonino in latino, per esempio, il Gloria. Gloria in excelsis Deo. E ciò fa un brutto effetto. Disturba. Perché occorre sforzarsi per ricordare le parole in latino e il significato in italiano. Poi nel rimbombo delle chiese non si capiscono tutte le parole e non le si ricordano tutte. Insomma, oggi il Gloria in latino disturba, ma perché non ci si è più abituati. Intonarlo oggi è diventato qualcosa di antistorico. Tuttavia, una messa celebrata nelle parti ripetitive, come il confessio, il gloria, la consacrazione, il Padre Nostro e altre parti comuni, in una lingua differente da quella parlata comunemente e comunemente conosciute, ha un suo valore enorme, perché distacca dalla vita comune. Obbliga ad entrare in un clima differente da quello fuori della Chiesa. Aiuta a rendersi conto. E indagatore, qua c'è il prossimo video.